dici? Ti può piacere come idea? Cosa facciamo oggi? Andiamo al parco? Attento, Ben! Attento! Oh no! Oh, che disastro! Oh no, amici! Guffetto, tutto a posto? Oh no, la LOL! Ehi, LOL, come stai? Ehi! Oh, mamma mia! Ma che cosa è successo? Oli, stai bene? Oh sì, sto bene! Oh no, Guffetto! Oh, mi gira un po' la testa! Oh, ma che cos'è successo? Oh, abbiamo avuto un incidente, è colpa mia, stavo parlando con la LOL. Oh no, Guffetta, è colpa mia, stavo parlando con Oli senza guardare. Oh, mi sa che è la colpa di tutti noi. Oh, ehi, tutto bene? Oh, mamma mia, mi gira un pochettino la testa, però... Oh, sì, sembra che sto bene. Tu come stai? Oh, io bene, ero dietro, per fortuna non mi è successo niente. Te, Guffetta? Oh beh, a parte un po' di giramento di testa, sembra che sto bene. Voi due ragazzi? Oh, tutto a posto, tutto a posto. Abbiamo avuto paura, però alla fine sembra che sia tutto a posto. Quindi state tutti bene? Sì, 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 pure io. Oh, ok, allora a posto. Le macchine? Oh, Guffetta, la tua guffaglianta si è rovesciata tutta. Oh... Oh, mamma mia, aiutatemi a metterla su. Pronti, 1, 2, 3. Oh, ecco fatta, ce l'abbiamo fatta. Oh, beh, mi sembra che sia tutto a posto. La tua macchina invece, Ben? Oh, sembra tutto a posto. Ok ragazzi, quindi le macchine non hanno niente, noi stiamo bene. Oh, che spavento, per adesso è passato. Cosa possiamo fare adesso? Oh, beh, io mi metterei a sedere per riprendermi. Dai, Ben, che non è successo niente. Io penso che possiamo giocare a qualcosa. Oh, sì, sì, a che cosa possiamo giocare? Per me va bene. Giochiamo a nascondino. Oh, sì, mi piace tantissimo giocare a nascondino. Ben, per te va bene? Sì, sì, va bene. Allora facciamo così. Voi vi nascondete e io faccio la conta, così mi riposo, ok? Sì, sì, ok, ok, per me va bene. Ok, allora vai, vai a fare la conta. 1, 2, 3, 4. Dai, dai ragazzi, ci dobbiamo nascondere. Sì, sì, tutti a nasconderci, veloce. Oh sì, andiamo. Io voglio andare nella cuccia del cane. Cagnolino, ti puoi spostare? Ho bisogno di entrare nella tua cuccia. Grazie. Qua non mi troveranno mai. Sono nascosta bene. 5, 6, 7. Oh mamma mia, dove vado, dove vado? 8, 9. Io mi metto qua, qua non mi troverà mai. Io mi metto nella sua macchina, qua non mi troverà mai. Mi metto così nascosta, ecco fatto. 9. Io mi potrei nascondere qua dentro, vediamo un po'. Sì, un ottimo posto. Qua non mi troveranno mai. Mi metto proprio così. 10. Spero per voi che siete nascosti, perché adesso vi vengo a cercare. Allora, da dove inizio? Vediamo un po' di qua. Qui dentro il cespuglio non c'è nessuno. Oh, ciao cagnolino. Per caso hai visto i miei amici? Sai dove si sono nascosti? Che cosa vuol dire uofu fu fu fu? Stai zitto cagnolino. Beh, Oli. Oli, ti ho sentito? Oli, ti ho trovato! Oh no, è tutta colpa del cagnolino! Uffa! Sì, cagnolino, però per colpa tua Ben mi ha trovato! Uffa! Ah, ti ho trovata, ti ho trovata! Adesso vado a cercare gli altri! Posso cercarli con te? Ma sì, certo, anzi, mi fai un favore! Ok, cerchiamoli allora! Allora, vediamo un po'... Vediamo sotto la macchina? No. Oli, dai, cerca! Sì, sì, sto cercando, sto cercando. Nella macchina di Guffetta. No, non c'è neanche qua. Hai provato a guardare sul tetto delle case? Ah sì, chissà come faccio, mica ho le ali, mica sono una fatina come te. Oh beh, allora posso andare a vedere io. Vediamo sulla casa di Peppa. No, niente. Qui sopra?
Oh, 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 Emily, ti ho trovata. Eri qua dentro. Oh no, non è giusto, Holly. Doveva trovarmi Ben. Poi te sei una fattina ai ali e mi hai visto dall'alto. E vabbè, ma io aiutavo Ben. Uffa, va bene. Chi manca? Chi è che dovete trovare? Beh, manca la Lola e manca Guffetta. Ok, allora vi aiuto. Ah, hai trovato Emily? Sì, era nascosta qui dentro. Ottimo lavoro, Holly. Ragazze, troviamo le altre. Sì, sì, mettiamoci al lavoro. Ben, hai già guardato nelle macchine? Beh, ho guardato quella di Guffetta e non c'era. Allora possiamo provare a vedere. Qui dentro! Eccola, l'ho trovata! Oh no, non è giusto. Come avete fatto a trovarmi? Ero nascosta così bene. Beh, a dire il vero, come nascondiglio c'è di meglio. Sì, in effetti era abbastanza facile. Eri dentro la macchina. Poi con la testa grossa che hai ci si vedeva subito. Senti chi parla con la testa grossa. Io non ho la testa grossa, sono i miei capelli che sono voluminosi. Sì, sì, come vuoi. Vabbè ragazze, mi sa che manca... Manca Guffetta! Sì, manca Guffetta! Oh beh, Guffetta ha le ali, sicuramente è andata a nascondersi in alto. Allora ci penso io! E niente! 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 Ah, Guffetta, ti ho trovata! Oh no, Holly, non è giusto! Perché sei venuta a te a cercarmi? Beh, perché aiutavo Ben. Uffa, va bene. Ecco qua, Guffetta è stata trovata. Sì, ma non è giusto. Dovevi trovarmi tu, Ben. Invece hai mandato Holly. Beh, se proprio vogliamo dirla tutta, non è giusto che voi due avete le ali. Perché con le ali potete andare in alto. Mentre io, la Lola e Emily non le abbiamo. E quindi noi non potevamo trovarvi. Va bene, hai ragione, Ben. Allora adesso rifacciamo un'altra volta. Però la conta la fate voi e non ci si nasconde più in alto, capito voi due? Sì, va bene, capito. Non useremo più le nostre ali. Va bene, promesso. Ok, allora chi tocca di fare la conta? La faccio io. Comincio. 1, 2, 3, 4. Ehi ragazzi, ho un'idea. Andiamo tutti in alto. Holly, tu porti via me e te, Guffetta, prendi la LOL, così non ci troverà mai. Sono diventato proprio un furbante. Non ci troverà mai. Povera Emily, si metterà tutta la giornata. Dai ragazzi, andiamo a nasconderci. 8, 9, 10. Arrivo. Tu, George, per caso hai visto Peppa? Oh no, mamma Piedi, io Peppa non la vedo da tantissimo tempo. Ma forse in camera sua a studiare. Sì, può essere, però è strano perché non la sento. Di solito quando studia comunque viene sempre giù e prende una merendina, un bicchiere d'acqua. Invece è un bel po' di tempo che non la vedo. Ma, vabbè, vado a vedere in camera. Sì, sì, brava, brava, vedrai che è in camera. Va bene. Dunque sì, una lavata i denti. Sono assolutamente favolosa, secondo me. Oh sì, Benny sarà. Quando mi vedrà si innamorerà subito di me. Ne sono convinta, sono troppo bella. Oh sì, sono un vero splendore. Peppa, Peppa. Sì, mamma. Peppa tesoro, puoi aprire il bagno? Sì, mamma, un attimo. Ma Peppa, non stavi studiando? No, mamma, mi sto preparando. Ti stai preparando? Ma dove vai? Adesso te lo dico, mamma. Dai, vieni, entra. Oh, finalmente eccoti. Pensavo che studiavi, invece no. Ma che cosa ci fai in bagno da così tanto tempo? Beh, mi stavo preparando, mamma. Eccomi. Ti piace? Sono bella? Peppa. Oh, signore. Ma che cosa hai combinato al viso? Ma mamma, mi sono truccata. Ma che cosa hai messo agli occhi? Ho messo l'ombretto dorato. Oh, e queste guance rosse? Beh, ho messo un po' del tuo trucco, mamma. Ma questo che vedo è il rossetto? Sì, mamma, è il tuo rossetto, non lo riconosci? Ma Peppa, ma perché ti sei conciata così? Ma dove pensi di andare messa così? Io ho un appuntamento.
Hai una punta... Cosa? Un appuntamento, mamma. Ma esci con le tue amiche? Non me l'avevi detto. No, mamma, non esco con le mie amiche. Ah, no? Con chi esci? Beh, con il mio fidanzato. Con il tuo fidanzato? Sì, mamma, il mio fidanzato. E chi sarebbe il tuo fidanzato? E Danny Cane, hai presente? Danny? Il tuo amico Danny? No, mamma, non è il mio amico Danny, è il mio fidanzato Danny. Sì, amico, fidanzato, insomma, chiamalo come vuoi, ma da quando siete fidanzati? Beh, da quando mi ha chiesto di uscire, e questa è la nostra prima uscita. E tu pensi di uscire conciata così? Ma sì, mamma, perché anche tu esci conciata così? Ma insomma, no, io veramente poi... Io poi sono la mamma e sono più grande di te. Sì, va bene, però io... Insomma, non sono carina. No, Peppa, non sei carina per niente. Ma mamma, perché mi dici così? Perché è la verità, guardati. Sei tutta piena di rossetto, ombretto. Ti sta veramente male. Peppa, non hai l'età per mettere il trucco, sei ancora piccolina. Ma mamma, ma io ho visto che quando ti prepari ti metti il trucco, allora ho pensato di farlo anch'io. Peppa, lavati bene la faccia e ti aspetto di sotto, va bene? Ok. Oh mamma mia, povera me. Ma perché non sono piaciuta alla mamma? Sono così carina. Non capisco perché non gli piaccio. Ma va bene, adesso mi pulisco la faccia. No, non è possibile, ho un incubo, sto sognando. Ehi, mamma Pig, hai trovato Peppa? Sì, ho trovato Peppa. E beh, cos'è successo? Oh, papà Pig, un vero disastro. Che cosa c'è? Non ha voglia di studiare? Oh, magari fosse quello. Allora, che cos'è? Oh, Peppa ha un appuntamento. E beh? Ma non con le sue amiche. No? Ma con chi? Con il suo fidanzato. Con il suo cosa, mamma? Con il suo fidanzato. Ma Peppa non ha un fidanzato. No, Peppa non ha un fidanzato. Beh, sembra proprio che ce l'abbia. E chi è? Come si chiama? Non sarà mica quel Daniel Tigre. No, peggio. Peggio? È Danny Cane. Ah, quel bravo ragazzotto. Beh, anche se è bravo, non è... La mia Peppa non può avere un fidanzato. Ma dai, non ti ricordi alla sua età? Io non ero così alla sua età. Non ti ricordi quando ti facevo la corte? No, non ero così, punto. Non ti ricordi la nostra prima uscita? Sì, me la ricordo. Eri bellissima, eri tutta truccata, avevi quel rossetto bello. Oh, ti ero piaciuta? Sì, eri bellissima. Forse avevi un po' esagerato, però eri molto carina. Oh, allora forse ho un po' sbagliato con Peppa? Beh, ma ricordati che Peppa è molto più piccola dell'età che avevi tu. Allora ho fatto bene, Peppa non si deve truccare. Beh, che non si deve truccare, sono d'accordo. Però è giusto che abbia il suo primo appuntamento. La nostra Peppa sta crescendo. Oh, sì, è vero. Ecco mamma, mi sono pulita. Così va meglio? Oh, la mia Peppa, adesso sì che ti riconosco. Sì, va molto meglio tesoro. Peppa ha un fidanzato, Peppa ha un fidanzato. Ma tu come fai a saperlo? Me l'ha detto la mamma, Danny Cane, na 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 na. Sì, vabbè, allora hai qualche problema contro? No, no, assolutamente. Adesso lo vado a dire a tutti. Peppa ha un fidanzato, Peppa ha un fidanzato, Peppa ha un fidanzato. Ma non è mica normale. Tanto non mi interessa se lo va a dire a tutti, è la verità. Allora, Peppa, ritorniamo al discorso del fidanzato. Sì, mamma. Ecco, insomma, quel Danny. Ma non devi dire quel Danny, lo conosci bene, devi dire Danny. Ok, allora, Danny. È un bravo ragazzo? Sì, mamma, è bravissimo. E ti tratta bene? Sì, è gentilissimo. Mi porta sempre la merenda a scuola. E poi, a volte mi va a cogliere anche i fiori del campo. Va bene. E i suoi genitori? Sono delle brave persone? Sono dei bravi genitori? Ma mamma, li conosci? Sua mamma è la tua amica. Ah già, è vero.
Va bene. Allora, il vostro primo appuntamento? Sì, mamma, il primo. Ok. Se vuoi, ti posso truccare io. Davvero, mamma? Sì, ma niente rossetta e niente ombretto. Ci metto solamente un po' di blush sulle tue bellissime guancette. Oh, sì, grazie, mamma. Di niente, Peppa. Dai, andiamo insieme. Oh, sì, ti voglio tanto bene, mamma. Anche io, Peppa.